Ciao a tutti, sono tornata con un nuovo video dove vi insegno i modi di dire brasiliani, però vi voglio insegnare i modi di dire stravaganti, come dite voi in italiano, no? Faccia di bronzo, braccino corto, quindi vi insegnerò questi modi di dire, però in portoghese brasiliano. Oggi vi insegnerò 5 modi di dire, ok? Così potete prendere in giro i brasiliani. Il primo modo di dire è mala sem alça. Mala vuol dire valigia. Alça vuol dire manico. Valigia senza manico. È usata per le persone che ti stanno addosso, che sono pesanti, che sono appiccicose, che sono i famosi rompiscatole, ok? Quindi mala sem alça. Questo mala sem alça si può usare sia per gli uomini sia anche per le donne. Si può dire anche semplicemente mala, che mala, ok? Oppure che cara mala. I prossimi due sono utilizzati per le donne, per riferirsi alle donne, ok? Il prossimo è Maria Gasolina. Maria è il nome generico per le donne. Gasolina significa benzina. Maria benzina. Maria Gasolina è il tipo di donna che sceglie l'uomo in base, basandosi, alla macchina che ha, che lui ha, ok? Più costosa è la macchina, più piace a Maria Gasolina. Bene. Il prossimo è Maria Chuteira. Vabbè, Maria vi ho già spiegato perché della Maria, no? Chuteira significa scarpa da calcio. In questo caso qui è singolare. Però volendo, può dire, se volete dire plurale, dite chuteiras. Quindi Maria, scarpa da calcio, significa che è un tipo di donna che vuole, l'obiettivo della sua vita è mettersi insieme ad un calciatore, ok? Andiamo alla prossima. Il prossimo modo di dire è anche questo, carinissimo, simpaticissimo a dire alla gente, è bafo de onça. Bafo significa alito. Noi abbiamo la parola per alito, si dice alito, si scrive così, alito. Però diciamo che bafo è un modo un po' più scherzoso di dire alito, ok? Quindi onça vuol dire ghepardo, quindi alito di ghepardo, ossia alito cattivo, ok? Quindi bafo di onça. L'ultimo modo di dire di oggi è dedicato ai maschietti, ok? È modo di dire perna di pau. Perna, gamba, pau, legno, gamba di legno. È un modo di dire dedicato agli uomini che non sanno giocare a calcio, ok? Quindi perna di pau. Questi sono stati i modi di dire stravaganti di oggi. Spero il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, cliccate mi piace e iscrivetevi al canale. Un bacio e ci vediamo in prossimo video. Ciao ciao! Modi di dire cara in questa frase, però questa volta vi voglio